visto che è arrivato l'amico Nicolò Rinaldi, propongo la seguente cosa: siccome ci sono già 4-5 persone iscritte a intervenire e ce ne saranno sicuramente molte di più, preferirei che Rinaldi facesse l'intervento che era previsto da agenda, e comunque, perché l'intervento di Giulio Colesi e Nicolò Rinaldi erano previsti. Poi chiederei a Mariano Rabbino, che mi risulti l'unico onorevole nel Parlamento italiano iscritto ALDE e che è appena arrivato, e di fare un breve saluto, e dopodiché si apre il dibattito con la regola dei 5 minuti di intervento per uno, che sarà inflessivamente applicata da Francesca Mercanti, detta anche coordinatrice dictator. Ecco, esatto. Sì, come no, sì, no, chiunque vuole, poi mi fa un cenno, tanto vi conosco tutti quanti per nome, e quindi si può fare. Per... Niccolò, ti sei perso la nostra introduzione, però se la vuoi te la mando di slavi. Guarda Giulio, ho sentito le ultime battute di quel intervento. Un mese fa, in questa sala, Giancarlo Tartaglia, che è presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, un'assemblea democratica, sostanzialmente ripeteva un po' quello che tu dicevi, suonando il campanello d'allarme su queste riforme costituzionali, ma mettendole anche in relazione alla riforma della RAI. E aggiungo io, avendo letto stamattina il fondo di nostro amico, molti di noi, Davide Giacalone, su Libero, di quest'ultimo provvedimento che avoca al Presidente del Consiglio la gestione di ente pubblico, sottraendole al Ministero dell'Economia, che fu decisione di Mussolini, come Mussolini, di togliere proprio per evitare un conflitto di interesse, creando l'IRI all'epoca, in modo che ci fosse un filtro tra governo e partecipazione statale. Mussolini questo aveva fatto, adesso il governo addirittura. Allora, se mettiamo insieme tutti questi elementi, di cui naturalmente la riforma del Senato e la riforma elettorale sono un po' architravi citabili, ma che hanno una costellazione di altri provvedimenti assai reduttati, come diciamo in francese, il quadro che ne scaturisce è qualcosa che quanto di più, non soltanto ostile all'etica democratica, ma anche a ciò che accade, come dici tu, non è d'accordo anche in Europa, queste cose in Europa non bisogna nemmeno spiegarle, insomma, fanno parte di quelle che sono le regole di base. Questo è il contesto nel quale i due nuovi coordinatori devono lavorare, che è un contesto ovviamente di straordinaria difficoltà. Ed è bene quello che avete fatto, ed è bene naturalmente organizzare le forze dei membri individuali dell'AIDE, perché mai come in questo momento le forze liberal-democratiche italiane sono per certi aspetti deboli. Hanno nemici esterni e nemici interni, e hanno naturalmente un contesto che è un contesto di massima difficoltà. Ora, io ho cominciato a lavorare nell'AIDE 30 anni fa, di fatto. Ho cominciato con un tirocinante nel gennaio del 1988. All'epoca gli italiani che stavano nell'ALDE erano due partiti solidi, così erano percepiti da tutti, che erano stati tra l'altro membri fondatori di quella che all'epoca era l'LDR, prima che cambiasse nome in altro, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano. Nessuno poteva immaginare che nel giro, in realtà, non dico di pochi anni, ma di pochi mesi, quel patrimonio di presenza istituzionale, di forza politica organizzata, tra il 92 e il 94 scomparsi. Nel 94 ci si ritrovò con un solo eletto, un repubblicano, e poi cominciata a questo punto la sequela di giravolte, di personaggi che arrivavano. Abbiamo avuto per un anno e mezzo la Lega Nord, membro anche se non del partito, del gruppo parlamentare, poi abbiamo avuto dei fuoriusciti di Forza Italia, peraltro di chiara caratura liberale, Stefano De Luca e Luigi Caligaris, e poi a un certo punto sono arrivati, senza entrare nel partito, ma comunque appartenendo, e anche con un grande lavoro di impegno politico nel gruppo parlamentare, i Democratici di Prodi, tutta la Margherita, ed ecco che gli italiani nuovamente erano predominanti, una forza sicuramente di grande importanza, quantomeno nel gruppo parlamentare, ma non più sicura per quanto riguarda le basi ideologiche, come i vecchi partiti naturalmente potevano esserlo nel loro contributo politico. Poi sono arrivati i radicali, e poi dopo abbiamo avuto
la storia d'Italia dei Valori, che ha avuto il suo apogeo nel congresso Francesca del 2011 in Palermo, quando l'ALDE come partito organizzò finalmente un congresso in Italia, sembrava che nuovamente ci fosse una forza che potesse, insieme alle altre storiche, ma che potesse dare voce ai liberal democratici. Anche quella è una storia che si è conclusa in modo molto, molto radicale. Io ho sempre avuto un terrore, avendo fatto nell'ALDE un po' di tutto, lo stagiere, il parlamentare, il vice segretario generale per 10 anni, il funzionario nell'ultimo anno di fatto, di essere l'ultimo, almeno su a Bruxelles. Cioè di essere quello che poi alla fine, l'ultimo, rappresenta gli italiani nell'amministrazione o nel gruppo parlamentare come deputato e poi non sa a chi consegnare la staffetta, qualcun altro. Oggi di fatto nel gruppo parlamentare per la prima volta non c'è più un italiano e anche nel partito non ci sono più partiti organizzati, membri a pieno titolo. A Budapest l'assenza italiana era ovvia, cioè eravamo 5 di cui 3 iscritti individuali, 4 anzi iscritti individuali, e quindi cioè... In queste circostanze la costituzione del gruppo italiano è di vitale importanza. C'è tutto ciò che può servire per ripartire per l'ALDA ad avere una rappresentanza italiana e qua c'è l'unico rapporto vero, formale, ufficiale con le nostre istanze europee. Qua naturalmente anche attraverso la fondazione, perché l'ELF che Giulia ha sempre tenuto, voglio dire, come una priorità di presenza e di impegno, è anch'essa sempre stata estremamente preziosa. Ma rimaniamo comunque nell'ambito delle entità liberal-democratiche brussellesi. Le difficoltà sono tantissime, perché abbiamo un governo e un contesto italiano, io lo ricordavo, la media, i costi della politica, la difficoltà che ormai esiste nel ragionare, nel fare analisi, la rassegnazione, si va via, si parte per l'estero piuttosto che stare a combattere in Italia per cambiare le cose nel nostro povero paese. È cambiato naturalmente anche il contesto europeo, perché noi abbiamo sempre venduto l'idea di un'Europa alta, di un'Europa federale, degli Stati Uniti, e oggi queste sono cose così ostili alla maggioranza dell'opinione pubblica. Il vero conflitto oggi non è nemmeno più tra coloro, tra di me, credo tutti in questa sala, si professano federalisti da una parte e gli anti-europeisti dall'altra. Il vero conflitto è tra coloro che credono nell'esigenza di un'Europa unita, unica, con una prospettiva di Stati Uniti d'Europa da una parte, e i finti europeisti, cioè gli europeisti che sono nel governo, come negli altri governi europei, che sono quelli che vogliono più Europa tra Stati membri, più solidarietà, più coordinamento, più politiche concertate, ma non una cessione di sovranità in virtù, naturalmente, in favore di un potere che sia più alto, che possa tutelarci meglio come noi. Io non so leggerlo, lo consegnerò a voi, visto che in ufficio ancora al Parlamento all'ALDE, Verhofstadt mi ha dato un messaggio molto lungo per l'assemblea di oggi, dove peraltro riempie di contenuti politici la lotta per la Guardia Costiera Europea, il fatto che abbiamo bisogno l'abbiamo menzionato prima. Appunto, tu lo sai bene, l'abbiamo menzionato prima. Sei stato uno degli artefici poi di questa petizione sulla Guardia Costiera, il fatto che abbiamo bisogno di una polizia, di un controllo comune, non di maggiore solidarietà, ma di un'unica polizia con un'unica entità, con un'unica agenzia delle dogane a livello europeo e via dicendo. Detto questo, se questo contesto ovviamente è un contesto difficile, perché vendiamo un'Europa a persone che ormai l'Europa non smette di crederci, o che pure riutilizzano l'Europa strumentalizzandola e cercando di imboccare una strada che è quella dell'Europa intergovernativa, che è comunque destinata al fallimento, abbiamo naturalmente poi anche le nostre responsabilità, che sono anche poi probabilmente come coordinatore dovrebbe riscontrare. Cioè se siamo arrivati a questo punto è anche una buona parte per noi. Individualismi, identitarismi, rivalità tra quello e quell'altro, un mondo liberal democratico costantemente frastagliato, repubblicani di un tipo, repubblicani di un altro, liberali di un tipo, liberali di un altro, radicali, diaspora radicale, io sono più ideologico, quello è l'ultimo arrivato, tutto questo devo dire ha rappresentato, al mio modo di vedere, una sorta di morbo che ha afflitto, e devo dire la tavola di scelta europea dove arrivava uno, allora si alzava subito l'altro e andava via,
questo purtroppo lo ha dimostrato, tu che sei stato protagonista di quella tavola lo hai visto. Sotto questo profilo nemmeno l'Alpe è riuscita a provvedere a un ombrello che potesse, come dire, dare legittimità di rappresentanza a tutti. Qualche consiglio. Il primo, il rapporto con i partiti. Perché quando l'Alpe decise di creare la figura del membro individuale, ci fu all'interno del partito un grande dibattito. E c'erano una serie di persone che erano contrarie all'istituzione del membro individuale. Dicevano, ma cos'è il membro individuale? A partire si va nei partiti. Che cosa rappresenta uno che in Italia è membro individuale e poi magari, che secondo me è un problema che dovrebbe essere affrontato, è iscritto milite dirigente di un partito che appartiene a un'altra famiglia europea, come può essere il Partito Democratico o come può essere magari domani Italia Unica o chi altro. La politica comunque sia, devo dire, c'è stata però, come dire, una rivincita ovvia dei membri individuali, il gruppo italiano dell'Alde è titolato a parlare per l'Alde e i partiti non ci sono. Tranne i radicali che sono osservatori. Però sono osservatori e tranne gli altri vuol dire che sono in pectore membri dell'Alde, però poi per risorse finanziarie che scarseggiano, per risorse umane che non ci sono o altro, di fatto non fanno parte dell'Alde. Però, questa è la mia opinione personale, la politica alla fine nel nostro paese la si deve fare attraverso i partiti. Benvenuta ad esempio la lista Nathan che si vuole presentare qui a Roma, poi questa sarà una valutazione del vostro, voglio dire, di come rapportarsi sul territorio alle amministrative e poi alle prossime elezioni con quelle esperienze elettorali che hanno l'ambizione di tornare nelle istituzioni e parlare a nome dei liberal democratici perché appartengono a questa ma attenzione, questo voglio dirvi, che l'iscrizione individuale all'Alde non diventi alla fine una sorta di palliativo, siccome non si può fare politica in altro modo in Italia, allora abbiamo l'iscrizione individuale. Quando in realtà questo è un momento, secondo me, unico, preziosissimo, indispensabile per mantenere la presenza, per fare cultura, per fare politica, però l'obiettivo della presenza organizzata, strutturata, con un suo simbolo, o con i suoi simboli, possibilmente con un suo simbolo, rimane comunque sia quello che noi dobbiamo fare se vogliamo tornare avere un ruolo nelle istituzioni, partendo dai partiti storici o partendo da qualcosa di completamente nuovo. Il laboratorio di riflessione sarà naturalmente dopo. La seconda cosa è che in realtà il nostro mondo, così numeroso oggi, è un mondo abbastanza paradossale, perché è un mondo fatto di monadi in buona parte, cioè di tante realtà organizzate che hanno una storia, che hanno una struttura, che appartengono alla nostra cultura, ma che poi hanno una tendenza straordinaria a lavorare da soli. E forse è proprio l'Alde Italia che può cominciare a creare maggior punto. Vi do alcuni, voglio dire, non credo che sia nessuno che sia presente oggi in Critica Liberale. Critica Liberale è comunque un gruppo costituito, ha una sua rivista, ha la rivista degli Stati Uniti d'Europa, ha una riflessione politica anche sulla collocazione italiana, se può essere d'accordo o meno, comunque l'hanno già maturata, ma la Luca Coscioni di Marco Cappato fa un tipo di lavoro che è parapolitico, in realtà è estremamente politico, su temi che sono nostri, e quant'altro. È un altro mondo sul quale, secondo me, come Alde Italia bisogna prendere contatto. Quei pezzi di sindacato repubblicani che ci sono ancora, sono più organizzati da noi nel stesso PRI, nella UIL, che si definiscono ancora repubblicani e che fanno una riflessione, secondo me, più interessante rispetto ad altri sindacalisti. Le fondazioni, la Fondazione Inaudi, la Fondazione Spadolina, la Fondazione La Malfa, ci sono queste realtà. Una serie di persone, che sono anche persone, ultimamente, ed è un fatto per me molto positivo, il nuovo direttore della Stampa è un nostro amico, uno che appartiene, Maurizio Molinari, al nostro mondo, è uno che si definisce liberal democratico ed è uno che ha sempre rifiutato di entrare negli altri partiti. Questo vale per Stefano Folli, come vale naturalmente per Tartaglia e come per tante altre persone, vuol dire che hanno ancora un ruolo importante, ma
nella comunicazione italiana, ma sono privi, come dire, di una rete. Sotto questo profilo è molto importante quello che potete fare. E la stessa Libri, che oggi ci ospita, che naturalmente è, come dire, un'organizzazione del tutto indipendente, come sono indipendenti gli altri, ma sono figlie di questa nostra. Alla fine poi rimane, come dire, non si può sempre su questo, perché no, il buon umore, la voglia di fare, e la, come dire, una cultura che non sia una cultura dei minoritari, di quelli che devono fare le battaglie sapendo che comunque sono destinati a essere, a perdere o altro. Sotto questo profilo Marco e Francesca, che io conosco molto bene da tanti anni, sono persone che secondo me sono basiliali per fare questo lavoro, questa vega che vi siete presi. Qualcuno di voi avrà ricevuto, come me, negli ultimi giorni, una memoria delle conclusioni del congresso del Partito Liberale Italiano dell'81 a Firenze. Qui c'è una definizione di come si è liberale, no? Bellissima, perché tra le altre cose, un po' più scontate, ma tutte indicate, ma assolutamente tutte giuste, dice: liberale è uno che a 20 anni ha letto 1984 di Giorgio Orwell, e capisce che la vera disuguaglianza non è tra ricchi e poveri e altro, ma è tra le oligarchie livellanti e la massa dei livellanti. Quanto è vero, ma proprio rispetto a quello che Giulia ha scritto nel fascismo costituzionale, quello che diceva, cioè rispetto a questo tipo di ingegneria che noi abbiamo, se non si arriva a una massa di livellati e a un ristretto gruppo che poi attira. Però poi dice un'altra cosa giusta, cioè dice: il liberale è colui che non conosce distinzione tra un tempo di lavoro vissuto senza creatività, senza fantasia, e un tempo libero che è percepito invece quasi come una tappa obbligatoria della nostra esistenza quotidiana. Ecco, Marco e Francesca sono due persone, come le ho viste io, per loro il lavoro e la passione sono la stessa cosa. Grazie.